Ed eccomi lì, seduto a ripensare alla battaglia più impegnativa della mia vita. Porca troia, quel pezzo di pomodoro non voleva andare via proprio. No, non c'entra. Mi riferivo a questo. Il tuono spezza il silenzio. Una battaglia inizia e una battaglia finisce. Ma questa volta era tutto diverso. Non c'era pace, non c'era soddisfazione. C'era solo il vuoto. Una volta lei mi disse che il mago non c'entra niente, che lo scomodo ogni volta solo perché mi piace che mi abbia dato l'appellativo di eletto. Ogni volta che invoco il suo nome, penso a queste parole e mi chiedo se in fondo abbia ragione. Credo sia stato Umberto Eco a dire: l'eroe vero è sempre eroe per sbaglio. Il suo sogno sarebbe di essere un onesto vigliacco come tutti. Ero davvero stanco. Ma è anche vero che chi ha una mano per combattere ha anche un cuore per morire. Se il mago vuole che sia questo il mio destino, lo accoglierò a braccia aperte. Resta solo una cosa da dire, anche se credo che non serva neanche dirla. Fu proprio in quel preciso istante che mi ricordai che era il 6 settembre, quindi dovevo fare un video nuovo. Dopo un mese di assenza, sono più che lieto di avere il piacere di dire: ammalignati, youtubati, ammasso di sfaticati e lavoratori imbranati, io sono sempre Jason RDR e bentornati. L'estate sta finendo, ci stiamo ammalignando. Che avete fatto per queste vacanze? Vi siete divertiti? Io quest'estate volevo viaggiare, divertirmi, ma fin dal principio tutti già sapevano come sarebbe andato a finire. C'era un'altra cosa che non dicevo da un mese e che non vedevo l'ora di dire. Un classico. Comunque. Cazzo, ci facevo un lenzuolo sotto il cuscino del divano. Basta Flash. Ma a proposito di Flash, visto che il peyote dell'altra sera era buono, mi sono fatto un Flash assurdo. Se guardassimo i lati negativi di tutti i sé positivi che ci facciamo, sarebbero poi così positivi? Spiegare sti viaggi è così complicato che mi sa che tornerò a fare le classifiche squallide. Intendo dire, tutti dicono come sarebbe bello se l'hip hop in Italia fosse una musica mainstream per tutti. Ma siamo sicuri che sarebbe una cosa positiva? Cioè, perché mi chiedo, se tutti gli artisti, intendo dire tutti, dal primo all'ultimo, passassero al mainstream, è ovvio che per esigenze commerciali anche loro dovrebbero addolcirsi o essere un tantino più banali. E siamo sicuri che saremmo contenti? Certo, sarebbe bello vedere serate hip hop ovunque, tutti che si vestono larghi, ma vi immaginate Chaos che dice: mi bevo una birra e gioco a Tekken? Oppure un altro grande problema è che molte nuove leve non hanno occasione di suonare dal vivo. Ma siamo sicuri che vogliamo che tutti suonino sempre e comunque dal vivo? Te dirai: mi devo un Jason che ora dice che ci sono i lati negativi! Sì signore, ok, lo spazio non viene tolto a nessuno e mi sento anche una merda a dirlo, ma se io vado a vedermi un concerto e tutti i gruppi che chiedono di suonare suonano, rispetto per le nuove leve, rispetto per gli emergenti, rispetto per i supporter, ma se prima di vedere l'artista che voglio vedere mi devo beccare 15 emergenti, io mi sparo.
Tutti hanno un limite di sopportazione. Non gli inservienti. Tutti. È una cosa brutta da dire, ma se ci pensate, porca troia, è così. Restando sul tema degli emergenti, sempre, no, non per insultare, ma è vero. Non è una verità innegabile. Oh, come sarebbe bello se tutti avessero spazio, se tutti potessero arrivare alle orecchie di tutti. No, perché ci sono troppi emergenti. Ora, non voglio dire sbagliate ad avvicinarvi all'hip hop, ma purtroppo il 90% degli emergenti non hanno il minimo senso di autocritica. Quindi le prime due cagate che fanno, le registrano, fanno il CD, lo mettono su Mediafire e rompono i coglioni con lo spam. Fanno i video col cellulare, li mettono su YouTube e rompono i coglioni con lo spam. Qua, tornando ai sé, oh, sarebbe bello se almeno li stampassero. No, perché se li stampassero, li vendessero, li regalassero, quanti assero ho detto, non lo so, sarebbe peggio, perché spendendo dei soldi e ricevendo delle critiche di merda, smetterebbero di fare pop dicendo non ne vale la pena. E tutti ci restano costantemente di merda. Non gli inservienti. E arriviamo finalmente al mio preferito. I Club Dog non sono più quelli di Mephisto. Fabri Fibra non è più quello di Uomini di Mare. Fedez! Un saluto a Fedez. Se tornassero a fare quel tipo di pop, è ovvio che avrebbero meno seguito tra le nuove generazioni. Chiamiamole nuove generazioni perché mi hanno proibito con la partnership di dire bimbe minchia. Quindi questa grande fetta di nuove generazioni smetterebbe di avvicinarsi all'hip hop. E consideriamo che un buon 50% va a cercarsi anche l'hip hop buono e magari potrà avere un futuro facendolo, seguendolo, o non lo so. Quindi lasciando stare quell'altro 50% che si ghettizza in questo genere di hip hop, danno comunque un grande contributo alla scena. Cosa che nessuno di noi ha capito perché eravamo troppo occupati a lamentarci. Noi gli inservienti. No, anzi lo facciamo. Siamo fatti così. Un classico. A questo punto dovrei dire benvenuti a Sample Sampled, ma purtroppo ho deciso di fare di Sample Sampled una cosa a sé stante, perché purtroppo il 50% delle persone che mi seguono non ha alcun interesse in Sample Sampled. Questo fa sì che ogni volta che devo dare un annuncio, dire qualche novità o notizia o quel che sia, tutti quelli che arrivano a Sample Sampled skippano, quindi io l'annuncio lo do alla metà di quelli che mi seguono. Te dirai, e allora l'annuncio dillo all'inizio. Ma se lo dicessi all'inizio non potrei fare quegli intro no sense che vi piacciono tanto. Quindi, ho deciso di fare questo. I miei video resteranno invariati ogni cazzo di giovedì, argomenti nuovi, minchiate, flash alla Scrubs, eccetera. Siccome capisco che la metà di voi amava Sample Sampled, farò un video a sé stante, penso il lunedì, anche se ancora non ne sono certo, che sarà semplicemente Sample Sampled. Inizia, do i sample, eventualmente le recensioni, dato che ho un po' di dischi da recensire in effetti, e chiudo per poi fare giovedì il mio video un po' più elaborato, perché a conti fatti fare Sample Sampled delle recensioni non è molto impegnativo. Quindi da questa settimana in poi non ci sarà più Sample Sampled e sfrutterò lo spazio dopo il video principale per fare gli eventuali. Penso sia una cosa equa perché in questo modo accontento tutti e in più accontento quelli che, credendo che non abbia la minima vita sociale, mi incoraggiano a fare più di un video a settimana. Però qualcosa che non facevo da un mese che mi mancava. Ah già. Bless! Shazam! Affanculo! Vendetta vera, lo finirò in galera, per tutti i maldati.